buona giornata. Grazie. La schiena ti fa ancora male? Sì, tornerò dal medico oggi. Non stai bene, amico. Lo so. Magari lo fai in strane posizioni. Certo che tu hai proprio un chiodo fisso. Quando lo faccio in modo strano, tipo l'unione della rana che ho provato con l'ultima ragazza, mi sono fottuto la schiena. Un tumore? Sì. Io? Sì. Non ha alcun senso, dottore. Insomma, non fumo, non bevo, faccio la raccolta differenziata. Sto per vomitare. Non vomitare, ora ti posso. Non ce la faccio, adesso no, vomito. No, non vomiterai, devi solo aprire gli occhi. Che probabilità hai? 50 e 50. Io mi trasferisco qui. No, mamma, no. Sono tua madre, Adam. Appunto! Tu sei Adam? Sì. Sono il tuo primo paziente. Assolutamente. Il secondo? No. Il terzo. Ok. I giovani guariscono sempre dal cancro. Anche le celebrità guariscono. Tom Green, quello di Dexter. Patrick Swayze? No, lui è morto. Porca puttana, non lo sapevo. Pronto? Sono Adam. Adam. Che cosa ti succede? Forse è solo un momento di sconforto. Tutti ti dicono frasi tipo starai meglio, non preoccuparti, va tutto bene. Non è così. Non puoi cambiare la situazione. Puoi cambiare solo il modo in cui decidi di affrontarla. Vuoi un dolcetto? Oh, grazie, non mi va. Dentro c'è l'erba. Tu ti sei fatto prescrivere della marijuana medica? No, io me la sono fatta prescrivere. E qual è il tuo disturbo? Cecità notturna. È stata una bella cazzata. Usare il tuo radipalle invece di andare dal barbiere. E poi non l'ho lavato mai. Pensi davvero che una ragazza starebbe con me solo perché ho il cancro? Per la milionesima volta sì! Bella canzone. Fantastica. Ho il cancro. Ho sbagliato. Ciao. È stato così un piacere. Così è troppo patetico, no? Sì. Troppo strano.